Ranieri. Puskas prova a dar fastidio qui alla Fiorentina, attenzione a Palic che cerca uno scarico, il Puskas diventa pericoloso al nono minuto. De Gea chiude la porta della Fiorentina. Icone, c'è campo ancora per il francese, va a dare il pallone buono per Ken che punta Stronati, va Ken, doppio passo, entra in aria a calciare Ken, pallone che sfiora il palo alla sinistra di Pexi. Esce Biraghi su di lui, attenzione a questo pallone profondo, Nissila va a calciare, è un cross per il compagno di reparto, miracolo di De Gea al 40esimo. Nissila calcia forte, pallone che viene colpito di testa da Golla e il pallone finisce sul palo e finisce fuori. Ancora il 10 del Puskas, pallone sul primo palo pericoloso, ancora un colpo di reni da parte di De Gea. Ancora Martinez quarta a lottare anche su questo pallone, Ken lo scarico per come è il destro a girare. Pallone che finisce tra i guanti di Pexi. Forte pressing del Puskas. Kwame, pallone spizzato per Ken. Saltato gol là con il fisico, va Ken. 2 contro 2, si allarga col Pani. Ken con il destro! E la Fiorentina va in vantaggio! Gol pesantissimo del nostro centravanti! Esultanza con Griddi e gol liberatorio da parte di Ken che ha vinto un duello a centrocampo. Maseira, pallone deviato. Spera che venga spizzato e poi Colley, arriva il fischio dell'arbitro, rigore per il Puskas e ammunizione per Ranieri e Fiorentina in 10. Quindi espulso. Arriva il fischio, Nagy contro De Gea, parte il mancino e poi il pallone che finisce in rete per il Puskas al 95esimo. Allora, saltare Parisi, gioca per Colley, inizio prova ad anticiparlo. Rolla a terra, addirittura munizione per Comunizzo e quindi espulso. No, ma io non ci voglio credere. Parte Favorov con il destro, pallone che viene parato da De Gea. Profondo va Maseiras, rientra qua a me, il cross di testa e poi il sinistro di Nagy. Pallone che viene parato ancora da De Gea, altro miracolo. Parte Biraghi, pallone che supera di poco la traversa difesa da Pexi. Parte Mandragora contro Pexi, sinistro di Mandragora, il pallone in rete per l'1-1. Parte Kwame, destro di Kwame e gran palla in rete. Gran gol. Seconda rete per la Fiorentina. Parte Colpani e pallone in gol. Imparabile. Dagli 11 metri. E la parata di De Gea! 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 E l'errore di Zolnocchi! Si rimane sul 3-3. Parte Richardson, si sposta sul mancino, calcio gol! E pallone in gol con una semplicità pazzesca da parte di Richardson. Parte Biro per il rigore decisivo. E il gol di Biraghi! E il gol di Biraghi! Ed è giusto davvero così anche questa volta! Chiedeteci se è giusto, è giusto! La Fiorentina vince i rigori meritatamente con il cuore! Siamo di nuovo in Conference League 11 contro 9 e andiamo nel settorino a goderci la